Thomas Baumgartner, il presidente di Anita, oggi c'è la grande assemblea dell'associazione. Presidente, tempi di consegna sempre più stretti, aumenti della domanda di trasporto, si scontrano con delle insufficienze del sistema, occorrono nuove infrastrutture anche. Sì, riteniamo che la pandemia ha dimostrato che la logistica è una funzione essenziale non solo per il sistema economico ma proprio per tutto il sistema sociale di un paese e quindi va dato il peso giusto che in passato magari gli è mancato. Adesso col nuovo PNR per le infrastrutture ci sono investimenti programmati ed importanti che vengono fatti per togliere i colli di bottiglia, per potenziare sia la rete ferroviaria ma anche quella stradale. Quello che però noi diciamo non basta, perché vediamo che sempre di più ci sono altre inefficienze nella catena logistica in tutta la filiera che comportano costi per tutti, specialmente le lunghe attese ai luoghi di carico e scarico dai caricatori, ma anche le lunghe attese ai terminali ferroviari per trasportare i container sulle ferrovie oppure ai porti. Sono tutte inefficienze che poi si ripercuotono sui costi e sulla competitività delle aziende italiane. Senta Presidente, i costi dell'energia sono andati alle stelle ormai. E questo è un altro problema che noi abbiamo già fatto presente al governo, è soprattutto un problema perché sono aumentati proporzionalmente di più i costi di energie rinnovabili, soprattutto parliamo del gas metano liquido, anche biometano, e oggi pagano il conto quelle aziende che hanno cambiato il parco su mezzi meno impattanti sull'ambiente. Adesso pagano di più che altri imprenditori che sono rimasti sui vecchi motori diesel. Quindi bisogna effettivamente intervenire a far sì che si scenda di nuovo questo costo altissimo dell'energia attuale. Senta Presidente, il mondo produttivo collabora con le imprese di trasporto oppure sono un po' latitanti? Il mondo produttivo fino a poco tempo fa, visto nella logistica, nella funzione logistica del trasporto, una mera funzione di costo che va tenuto basso, va parcellizzato. Adesso si sta rendendo conto, anche per le carenze effettivamente di infrastrutturale e di funzioni che ci sono, che la logistica è essenziale. Adesso si incomincia a considerare la logistica come partner al processo produttivo, si incomincia a recepire che non si può esportare la merce se non c'è una buona funzione, una buona attività logistica, perché il paese può essere solo competitivo se la logistica funziona bene. Senta Presidente, ci sono ancora dei problemi di transito al Brennero? Purtroppo questo è un problema che ormai ce lo portiamo avanti da decenni. Noi li abbiamo fatto presente in tutti i modi. L'Italia è legata all'Europa da un cordone umbilicale che è il Brennero. Il Brennero è il passo più importante, il valico più importante delle Alpi. Il 70% delle merci in esportazione dell'Italia va verso i paesi europei, quindi l'Italia deve mantenere permeabile e funzionabile questa infrastruttura sia ferroviaria che stradale. Purtroppo l'Austria e il Tirolo sta impedendo il passaggio dei mezzi e bisogna che non solo l'Italia ma soprattutto la comunità europea intervenga, perché queste misure che ha messo l'Austria e il Tirolo non sono compatibili con le normative europee. Ultima domanda Presidente, sulla Fercam bisogna che gliela faccia, i suoi mezzi sono verdi? Noi stiamo da anni ormai, da 10 anni, prima in Spagna perché c'era la rete ma dopo anche in Italia, comprando molti mezzi a gas naturale liquido che ha 65% meno di NOx, a 90% meno di particolato PM10, è un mezzo ancora carbonico, però un bel mezzo di transizione verso i veicoli Euro Zero sui quali noi puntiamo, e lì crediamo che la tecnologia per i mezzi pesanti per il futuro saranno i mezzi a idrogeno. Purtroppo oggi la tecnologia non è ancora pronta, però noi come Fercam stiamo aspettando, abbiamo già fatto i rispettivi ordini sia da Tesla sia da Nikola 3 per i primi veicoli a idrogeno che usciranno per poterli mettere in flotta.